Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi un nuovo tutorial su nursery e sulla cura e la gestione degli avanotti. Parlando di nursery, una premessa fondamentale è la scelta se avere una nursery o no, perché alcuni di noi preferiscono non far figliare i propri pesci in nursery dedicate, ma tenere la madre e poi gli avanotti che riescono a sopravvivere direttamente nell'acquario. Ora, questo è possibile solo se si hanno degli acquari molto ben piantumati, dove ci sono molti posti dove gli avanotti si possono nascondere. Spesso questo metodo dà buoni risultati e comunque è un metodo naturale, cioè la natura fa il suo corso e gli avanotti, quelli più forti e più furbi, riescono a sopravvivere e gli altri no. Per quanto concerne le nursery, nel senso tecnico della parola, ne abbiamo diverse tipologie. La prima è in plastica con un separatore che permette alla mamma di rimanere separata una volta che ha partorito i figli, che vanno verso il basso per forza di gravità. Un'altra è la nursery in maglie molto fitte, sostenuta da un'armatura in plastica che si aggancia direttamente al bordo dell'acquario ed è molto buona perché l'acqua filtra molto bene, se no nursery esterne, cioè nursery completamente staccato dal nostro acquario, dove possiamo riprodurre i nostri pesci in una maniera completamente autonoma. Questa è una nursery galleggiante con separatore. È utile nel caso di pesci vivipari perché consente di separare la mamma che partorisce avanotti vivi da appunto i suoi figli che per forza di gravità scendono verso il basso. Come vedete si inserisce il separatore e poi il tappo. Questa è una nursery in maglia a rete molto fitte e armatura in plastica, si aggancia direttamente al nostro acquario, alla sponda del nostro acquario e serve soprattutto per la riproduzione di pesci ovipari. Andremo quindi, grazie a un retino a maglie fini, a prelevare gli avanotti appena schiusi dall'uovo e a porli in questa vasca, piccola vasca, a maglie molto fitte, che li conterrà, quindi da cui non possono scappare, ricordandoci che questo tipo di nursery è molto pratica perché ha una buonissima ossigenazione. Se invece avete l'esigenza di non tenere nursery dentro il vostro acquario, ma di avere un appoggio esterno, vi consigliamo di usare una vasca di piccole dimensioni come la nostra Aquascaping Lab Tank, questa qua. Le dimensioni sono piccole, vi consigliamo di non allestire particolarmente questa vasca, basta solo un leggero strato di sabbia molto fine. Ricordatevi però un riscaldatore, un filtro e una lampada. Da questo momento, quando avete inserito gli avanotti nella vostra nursery, sarà vostro compito nutrirli con dei mangimi specifici che trovate dal vostro acquarista di fiducia, oppure con del semplice mangime per i pesci più grandi, ma polverizzato. Ovviamente le nursery sono solo soluzioni provvisorie. A seconda del buon senso, quando i vostri avanotti sono cresciuti dopo un mese e mezzo e ormai non sono più una preda facile per i vostri pesciotti più grandi, avrete la cura di trasferirli dalla nursery al vostro acquario.
Per quanto riguarda l'infanzia dei nostri pesci abbiamo esaurito l'argomento. Ovviamente per tutte le caratteristiche, le cure e le specifiche di pesci più grandi vi rimando a questo video. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab, mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale e grazie a tutti da noi Aquascaping Lab.